5 anni guardati dall'alto, in particolare dalla vetta della Vittoria, quel genere di altezza che chiarisce anche i dettagli. Silvio Paolucci oggi riassume 5 anni di Regione Abruzzo, da quello trovato a quello raggiunto. Ma a soddisfazione personale sì, per quel risultato individuale ma collettivo che come segretario del partito hanno riguardato ovviamente i tanti militanti iscritti del Partito Democratico, ma una soddisfazione rispetto alla gestione di questi 5 anni, quando siamo partiti davvero da zero e dalle macerie, non soltanto morali ma anche civili, per quello che c'era ovviamente capitato nel 2009, alla ricostruzione, diciamo, paziente del partito sul territorio, ai primi risultati e in questi 3 anni a questa cavalcata che a partire dal successo di là quella di Avezzano, di Sulmona, di Francavilla, di Ortona di Vasto, di Lanciano, hanno portato ovviamente la possibilità e quel contesto favorevole a che si lanciasse la sfida per le regionali. Una soddisfazione accompagnata anche dai voti raccolti. Si è capitanare le preferenze degli abruzzesi, svetta Paolo Gatti di Futuro In con oltre 10.000 schede. A seguirlo c'è proprio il PD Silvio Paolucci con oltre 7.000 voti. In un quadro che vede per la prima volta il binomio Presidente della Regione, Sindaco di Pescara, Targati, Partito Democratico. È un risultato che lascia in eredità, diciamo, sorrisi, soddisfazioni rispetto e gioie rispetto a quello che è stato il lavoro di questi 5 anni e che ovviamente oggi ci gonfia di responsabilità, perché sappiamo benissimo che governare in modo pieno e con un mandato popolare a Roma, a livello regionale, nei tanti comuni, a partire da Pescara e dall'Aquila, vuol dire ovviamente assumersi una importante responsabilità e non, diciamo, non deludere nessuno.